Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di eh, interfacce grafiche di eh, GUI. Le GUI sono uno dei principali eh, elementi che vengono utilizzati nelle moderne applicazioni per andare a interagire con gli utenti. Eh, un minimo di storia su come sono state gestite le interfacce grafiche in Java prima di iniziare a eh, focalizzarsi sugli aspetti più tecnici. Nella prima versione di Java esisteva un framework chiamato Abstract Window Toolkit AWT che permetteva di andare a sviluppare interfacce grafiche. Purtroppo questo framework era pesantemente dipendente da quelle che erano le eh, caratteristiche del sistema operativo e quindi era poco efficiente, molto pesante, poco portabile. Successivamente ehm, nel 97 sono state annunciate quelle che erano le Java Foundation Classes, ovvero un tutto un insieme di ehm, classi eh, tra cui alcune dedicate alla realizzazione di interfacce grafiche e queste classi sono state introdotte a partire da eh, Java 1.2. In particolare eh, le Java Foundation Classes includono quello che si chiama Swing, ovvero quello che è un toolkit, un insieme di eh, elementi di widget dove i widget sono gli elementi grafici che noi andiamo a inserire all'interno di un'interfaccia grafica pulsanti aree di testo etichette eccetera inoltre definisce un insieme di classi e metodi per poter andare a fare un disegno 2d molto efficiente queste nuove classi sono eh, leggere, quindi decisamente più efficienti, con un impatto di memoria più ridotto e soprattutto sono indipendenti dal sistema. Successivamente, nel 2008, è stato rilasciato un nuovo framework di classi che si chiama JavaFX, che era inizialmente ehm, orientato al web, ed è stato successivamente eh, spostato eh, in modo o portato in modo da poter supportare anche interfacce grafiche eh, standalone. Nel 2014 è stato inserito in Java, eh, nel G Java Development Kit 8 eh, e successivamente è stato deciso, eh, sempre da eh, Oracle, di eh, toglierlo dal JDK. Eh, quindi ha un supporto più o meno eh, costante nella storia. Eh, mentre invece Swing, eh, dal momento in cui è stato inserito, è stato utilizzato in maniera molto ampia per andare a costruire interfacce grafiche e per fornire quelli che sono i widget o controlli o componenti che compongono l'interfaccia grafica. Swing, come buona parte dei framework per interfacce grafiche, si basa sul pattern Model View Controller e ha la caratteristica di poter cambiare il look and feel facilmente andando a impostare semplicemente una proprietà del sistema. Che cos'è il pattern model view controller su cui si basano buona parte delle interfacce grafiche? Vale per Swing, Java, vale per JavaFX, ma vale per praticamente quasi tutti i framework per interfacce grafiche. Il pattern model view controller è utilizzato ovunque, con qualche piccola variante, ma sostanzialmente tutti si rifanno a questi principi di base. Model view controller prevede di avere tre componenti fondamentali quando ho un'interfaccia grafica. Il primo componente viene chiamato model e rappresenta eh, i dati e i metodi per andare a creare, eh, modificare, cancellare e leggere i dati. Il secondo componente, view, è quello che si occupa di eh, prelevare i dati dal model e visualizzarli in qualche modo. Se sono dati testuali verranno presentati all'interno di, di etichette, di campi di testo, di tabelle, eh, se si tratta di, di dati eh, numerici potrebbero essere rappresentati in maniera grafica, ma sostanzialmente la view è quella che in un modo o nell'altro va a recuperare i dati dal model e li mostra all'utente. C'è un terzo componente che è il controller, che sostanzialmente è quello che gestisce l'interazione con l'utente, ovvero riceve degli eventi che possono corrispondere a eh, azioni sul mouse, azioni sulla tastiera, azioni sul touchscreen, azioni sul touchpad, qualunque tipo di azione che l'utente faccia, eh, viene veicolata attraverso questo componente che si chiama control, che eh, riceve l'evento e decide come operare. Potrà operare andando a fare un aggiornamento della view, quindi andando a modificare i parametri di visualizzazione, oppure potrà andare a operare eh, andando a... Fare qualche operazione sui dati, quindi interagendo con quello che è il modello. Quali sono i principi fondamentali che hanno portato a utilizzare questo pattern? Beh, sostanzialmente l'idea è che una volta che io ho definito un model, eh, che sostanzialmente sono tutti gli esercizi che abbiamo svolto finora eh, in questo corso, perché noi non abbiamo mai focalizzato l'attenzione sull'interfaccia grafica, ma semplicemente sulle funzionalità di base dei dati e delle loro operazioni. Una volta che ho definito il model, io posso andare a ehm, costruire view e controller in maniera sostanzialmente indipendente. Quindi, dato un model, io posso avere una view per un'interfaccia standalone, grafica, una view per un'interfaccia via app, una view per un'interfaccia web, una view per un'interfaccia vocale, tutto quello che voglio, senza andare minimamente a toccare quello che è il modello. Viceversa, io posso andare a modificare gli aspetti interni del modello, purché resti costante eh, l'interfaccia di questo componente, ovvero l'insieme di metodi e eh, interfacce classiche che vengono utilizzate dalla view, senza andare a intaccare minimamente la view. Quindi, posso andare a migliorare la rappresentazione dei dati posso utilizzare un meccanismo di persistenza che salva i dati e li recupera da un database eh, in locale, in remoto, come voglio, la view sostanzialmente continuerà a funzionare perché il modello espone una interfaccia costante. Eh, inoltre eh, il terzo mh, componente, il controller, è quello che gestisce gli eventi, quindi una volta che io ho un tipo di rappresentazione dato dalla view eh, dei dati che sono definiti dal modello, io posso andare a gestire diversi tipi di eh, eventi e eh, fare tante operazioni senza dover modificare minimamente view e model. Per cui posso aggiungere ad esempio un, uno shortcut tramite tastiera per un evento e questo verrà gestito dal controller senza, senza interferire in alcun modo con il model o con la view. Quindi l'idea sostanziale è che io possa andare a sviluppare questi tre componenti in maniera abbastanza indipendente, fare modifiche a uno piuttosto che all'altro senza avere ripercussioni su tutto il resto, e quindi ho una facilità di evoluzione delle applicazioni scritte in questo modo che mi garantisce una buona manutenibilità delle applicazioni. Una cosa fondamentale da ricordare quando abbiamo a che fare con delle interfacce grafiche è che eh, il flusso di esecuzione non è predeterminato. Quando abbiamo un'applicazione eh, diciamo, senza interfaccia grafica abbiamo un metodo main che viene eseguito, una serie di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra e quindi sappiamo che cosa viene fatto dalla nostra applicazione. Nel caso di un'applicazione con interfaccia grafica eh, esiste pur sempre il main ma il main semplicemente ha lo scopo di andare a creare questi tre componenti, model, view e controller. Una volta istanziati questi tre componenti e connessi tra di loro, eh, il main ha finito il suo scopo. A questo punto che cosa verrà fatta dall'applicazione dipende dagli eventi che verranno ricevuti dall'applicazione, ovvero da che cosa farà l'utente. Quindi le operazioni che vengono complessivamente svolte dall'applicazione non sono determinate dal main, ma sono determinate dalla sequenza di eventi che eh, vengono gestite da questa applicazione e quindi da che cosa fa l'utente. Quando devo andare a costruire delle interfacce grafiche, eh, solitamente eh, le compongo eh, con una aggregazione di widget o controlli, quindi i nomi che vengono utilizzati sono vari ovvero pulsanti, campi di testo, etichette, eccetera. L'idea è che io posso prendere questi elementi, li posso disporre all'interno di una finestra e andare a costruire quella che è l'interfaccia grafica. Questo tipo di componenti eh, hanno la capacità eh, di rappresentare per lo più eh, informazioni testuali eh, e quindi sono un po' limitate. Ovviamente ho... Eh, all'estremo opposto eh, la possibilità di andare a eh, disegnare in maniera grafica direttamente tutto il contenuto della mia eh, interfaccia grafica e quindi posso andare a disegnare punti oppure figure geometriche eh, oppure le singole lettere che compongono eh, il mio output direttamente ovviamente eh, questo è molto più complicato e di solito non viene fatto se non per andare a rappresentare eh, delle dei dati in maniera grafica, quindi non puramente testuale, è decisamente più semplice andare a comporre degli elementi. Quindi abbiamo sostanzialmente due estremi, un estremo in cui io ho la mia applicazione che è data da componenti predefiniti che io vado ad assemblare e disporre all'interno della mia interfaccia grafica, oppure eh, all'estremo opposto ho eh, il disegno diretto di tutti gli elementi che compongono la mia interfaccia. Ovviamente ci sono anche delle vie di mezzo, per cui ad esempio se io voglio andare a disegnare qualcosa all'interno di un componente eh, circondato eh, da altri componenti predefiniti, ovviamente lo posso fare. Quindi eh, devo andare a considerare queste due eh, tipologie di eh, interfacce grafiche. In ogni caso un'interfaccia grafica si trova all'interno di quello che è un contenitore principale, ovvero quello che eh, rappresenta la totalità della mia interfaccia grafica. Normalmente eh, in funzione del sistema operativo e del tipo di applicazione che sto andando a costruire può esserci un eh, diverso tipo di contenitore, per cui per quanto riguarda eh, le applicazioni desktop standalone, eh, normalmente il contenitore è un oggetto di tipo jFrame che rappresenta una finestra di un'applicazione. Posso avere degli applet, ora eh, non più eh, utilizzati, ma che venivano... Eh, posti all'interno di pagine web per andare a creare una porzione interattiva, posso avere dei midlet eh, per telefoni che hanno eh, l'applicazione Java, posso avere eh, quelle che sono le view per applicazioni Android, quindi ho un contenitore e al suo interno vado a mettere degli elementi. Eh, ovviamente in funzione del contenitore poi andrò a mettere dentro elementi che sono coerenti con la tecnologia del, del contenitore, per cui JFrame è il contenitore predefinito per quello che è il Framework Swing. Quindi eh, JFrame rappresenta, abbiamo detto, il punto di partenza per qualunque eh, interfaccia grafica eh, stand alone, desktop, eh, e mi fornisce una serie di componenti base, ovvero eh, la barra del titolo, eh, i pulsanti standard di eh, Minimizzazione, massimizzazione o chiusura eh, un bordo eh, che può essere ovviamente ridimensionabile eh, e le caratteristiche di base di eh, quella che è una eh, interfaccia grafica normale. Il modo più semplice di andare a creare una eh, interfaccia grafica è eh, quello che vediamo in questo eh, esempio. In pratica eh, creiamo un oggetto di tipo JFrame. Andiamo a impostare il suo titolo. Andiamo a impostare le dimensioni. Eh, andiamo a definire quella che è l'operazione che viene fatta eh, in chiusura, ovvero quando premo il pulsante di chiusura, e faccio un'operazione di set visible, eh, rendendo visibile la mia finestra. Questo crea. La finestra che vedete qua, ovviamente se ripetete queste operazioni sul vostro sistema operativo, se è diverso da quello su cui ho catturato questa finestra, avrete un risultato leggermente diverso, perché normalmente per default eh, quando creo una finestra questa viene creata utilizzando quello che è lo stile del sistema operativo su cui eh, state eh, operando. Quali componenti posso utilizzare all'interno di un'interfaccia grafica? Beh, dipende da che cosa devo fare. In generale eh, tutti gli elementi, quindi pulsanti, etichette, pannelli, eh, contenitori, eh, liste, eccetera, derivano tutti da una classe di base che si chiama jComponent. Ovviamente eh, oltre a questa classe c'è la classe jFrame che abbiamo appena visto e quindi eh, tutti questi elementi possono essere utilizzati per eh, andare a... Eh, costruire, assemblare quella che è l'interfaccia grafica. Eh, il primo componente che ci viene in mente è, è il pulsante che eh, ha un costruttore vuoto che crea il pulsante ovviamente senza etichetta oppure un costruttore con una stringa che va a mettere quell'etichetta eh, all'interno ehm, del pulsante che noi poi vediamo. Abbiamo delle etichette in cui posso andare a specificare oltre alla stringa contenente il testo dell'etichetta, anche una costante che può essere left, right o center, queste costanti predefinite, che permettono di specificare quello che è l'allineamento del mio testo. Ho la possibilità di andare a inserire dei dati utilizzando un field. Quando ho un JTEX field io posso andare a crearlo. Semplicemente, e quindi mi viene creato un text field con una dimensione minima predefinita. Posso andare a specificare una lunghezza e quindi mi viene dato uno spazio in termini di caratteri che possono essere visualizzati all'interno del text field. Posso andare a mettere semplicemente una stringa, che è il terzo, eh, la terza opzione, per cui il text field andrà, eh, verrà creato con una dimensione tale da contenere esattamente quella stringa. Oppure posso mettere una stringa più una dimensione, per cui. E il text field verrà ridimensionato in modo da poter contenere quel numero massimo di caratteri. Ovviamente io ne posso scrivere di più, ma ovviamente non saranno visibili eh, tutti eh, contemporaneamente. Il JTEX field viene utilizzato per andare a eh, inserire un'unica linea di testo, se ne voglio inserire più di una, eh, devo utilizzare un J -text area in cui posso andare a specificare il numero di righe e di colonne che io voglio andare a eh, mostrare ed eventualmente un testo che è il valore iniziale mostrato all'interno di questa JTEX area. Sia JTextArea che JTextField hanno i metodi Get, SetText che permettono di leggere e scrivere il contenuto del dell'area, della, dell della label e anche ehm, eh, del field. Posso avere dei metodi Append o Insert per andare a codare del testo oppure inserirlo in una certa posizione data e per quanto riguarda la JTextArea posso andare a decidere come viene fatto eh, la capo, come viene gestito la capo. Eh, per default eh, non viene fatto nessuna capo, ma io posso andare con SetLineWrap a impostare la capo a True e in questo caso, eh, raggiunto il limite destro della mia eh, textarea, eh, si va a capo. Eh, Normalmente, se non dico nulla, la capo viene fatto a livello di singola lettera, ma posso impostare a true ehm, il wrap style word e in questo caso la capo viene fatto parola per parola senza spezzettarle. Ovviamente eh, le parole vengono identificate dagli spazi, per cui se non ho del, delle spaziature, di nuovo non riesco a fare eh, l'operazione di a capo correttamente. Eh, come vedete ehm, in questi esempi la JTextarea non ha delle barre di scorrimento, eh, per esempio orizzontali qua, eh, la barra di scorrimento è un qualcosa che io posso andare ad aggiungere come decorazione utilizzando quella che è la classe JScrollPane. Eh, questa classe è una classe pensata per andare ad aggiungere le barre di scorrimento a componenti che automaticamente non ce l'hanno. Quindi se io voglio andare ad aggiungere delle barre di scorrimento per una eh, textarea, quello che posso fare è andare a, fare, a creare un nuovo JSCoolPane e passare al suo costruttore come parametro una textarea. Questo sostanzialmente crea un componente che poi eh, andrà ad avere le barre di scorrimento e al suo interno eh, la textarea. Oltre al JScrollPane ovviamente abbiamo eh, le liste, quindi la classe JList a cui posso passare un array di oggetti, eh, le cui etichette, ovvero il risultato del metodo toString, verrà mostrato nella lista eh, e ovviamente ho eh, la possibilità di andare a eh, selezionare eh, un elemento. Eh, anche in questo caso se voglio avere lo scorrimento devo utilizzare uno JSCroll pane. E poi eh, checkbox e radio button eh, che hanno eh, possibilità di specificare un'etichetta e un valore booleano che mi dice se quel eh, checkbox o radio button è selezionato. Due metodi che mi permettono di andare a verificare se un elemento eh, è selezionato o impostarlo come elemento selezionato. Quando io ho dei radio button, normalmente questi sono utilizzati in maniera mutuamente esclusiva, quindi soltanto uno. Di un certo gruppo è attivo, per permettere questo tipo di gestione è necessario utilizzare un oggetto di tipo Button Group a cui aggiungo i J radio Button e questo oggetto andrà a garantire che soltanto uno o al più uno dei radio Button sia effettivamente selezionato. Oltre ai componenti che posso mettere all'interno della JFrame, ho la possibilità di andare a creare delle dialog box, quindi delle piccole eh, finestrelle che sono legate all'interfaccia principale e che mi permettono di andare a fare la conferma di messaggi, inserire dei dati, eh, scegliere delle opzioni. Eh, queste possono essere create tramite dei metodi statici definiti all'interno della classe JOptionPane. Per cui, ad esempio, se io voglio andare a mostrare un messaggio, posso utilizzare il metodo showMessageDialog eh, a cui passo un parametro che è l'oggetto frame di riferimento normalmente la dialog è legata a una frame principale quindi viene mostrata in posizione centrale rispetto a questa frame e il messaggio che voglio andare a mostrare eh, ovviamente viene mostrata un'etichetta che può essere specificata Uh, più in dettaglio uh, passando un costante che mi dice se voglio mettere un information message, un error message, un warning message e un plain message. E questi mostreranno delle uh, icone diverse all'interno della uh, dialog box, eventualmente, nessuna nel caso di un plain message. Ovviamente, queste icone uh, dipendono dal sistema operativo e quindi possono uh, variare. Ho anche la possibilità di scegliere eh, tra diverse opzioni con eh, il metodo Show Option Dialog in cui ho eh, tre principali opzioni, quindi il tipico eh, sì, no, cancel. Eh, in realtà io non ho semplicemente sì, no o cancel, ma posso andare a specificare le etichette di questi tre pulsanti che verranno mostrati all'utente. Eh, infine ho la possibilità di andare a eh, avere eh, un input di un semplice valore testuale con show input dialog in cui posso andare a specificare ovviamente il componente che è il, la frame a cui è legato il dialog, un oggetto la cui etichetta, ovvero la versione stringa verrà mostrata qui ed eventualmente una stringa col valore iniziale e un int che mi dà il numero di caratteri che verranno mostrati. come faccio a eh, disporre i miei elementi all'interno di una eh, finestra. Eh, allora, normalmente io potrei andare a eh, specificare le eh, coordinate specifiche di ogni elemento all'interno di una finestra, però questa operazione è molto complicata, quindi richiede di andare a selezionare le posizioni con molta attenzione, disporre gli elementi uno per uno e soprattutto può portarmi dei problemi nel momento in cui io voglio andare a ridimensionare la mia finestra. Per questo motivo il eh, framework eh, Java per eh, le interfacce grafiche mi mette a disposizione quelli che sono dei layout manager. Un layout manager è sostanzialmente ehm, un oggetto eh, di una classe che implementa il layout manager ehm, che eh, definisce eh, I criteri con cui andare a disporre gli elementi all'interno eh, della finestra, e il criterio con cui andare a ridimensionare eh, gli elementi all'interno della finestra. Il layout più semplice si chiama Flow Layout e sostanzialmente dispone eh, gli elementi che noi aggiungiamo alla finestra eh, in eh, righe, quindi sostanzialmente. Inizia dall'angolo in alto a sinistra e inizia a mettere tutti gli elementi finché ci stanno sulla riga, dopodiché va a capo e inizia a disporre gli elementi sulla riga successiva. Ovviamente posso specificare l'allineamento centrato, come in questo caso, e il gap, quindi la spaziatura orizzontale e verticale tra gli elementi che vengono disposti tramite il flow layout. Il vantaggio di utilizzare un layout è per l'appunto che nel momento in cui vado a ridimensionare questa finestra gli elementi vengono riposizionati finché ci stanno oppure vengono messi a capo se non ci stanno più. Un altro layout molto semplice è quello che si chiama grid layout che divide la nostra finestra o il nostro componente in righe e colonne. Il numero, il numero specificato come parametro del costruttore e va a disporre gli elementi eh, riga per riga eh, uno sotto l'altro. Ovviamente qui le dimensioni delle righe e delle colonne sono fisse a differenza del flow layout e quindi gli elementi sono disposti in maniera equidistanziata. Eh, Uh, un altro tipo di layout, uh, anche questo è abbastanza semplice, è quello che viene chiamato border layout, uh, che prevede 5 aree, mentre per il flow layout e per il border layout il numero di elementi può essere vario. Nel caso del border layout è fisso e si tratta di 5 elementi. C'è una posizione nord, una sud, uh, ovest, est e una posizione centrale, a cui posso aggiungere i miei elementi andando a specificare la posizione in cui voglio aggiungere gli elementi all'interno uh, del mio componente. Ovviamente questi sono abbastanza eh, semplici e molto rigidi. Esiste eh, un ulteriore layout che si chiama Grid bag Layout che permette di andare a definire una griglia ma molto flessibile, perché le dimensioni delle righe e delle colonne possono variare. Gli elementi possono occupare più, più eh, celle della, della griglia. E gli allineamenti possono essere fatti in maniera molto flessibile eh, all'interno eh, delle, eh, delle singole celle, ed eventualmente la spaziatura all'interno della cella può essere specificata. Eh, non entro ulteriormente nel dettaglio, ma vi mostro un semplice esempio eh, di come posso andare a costruire questo tipo di eh, interfaccia, in cui ho 5 elementi. Vedete che questo è centrato rispetto alla finestra, questi sono con dimensioni diverse, utilizzando un grid bag layout. L'idea è che io vado a dividere la mia eh, finestra in una griglia, eh, ho alcuni elementi che stanno in singoli elementi, vedete che la, la prima colonna è più stretta della seconda, eh, le righe hanno tutte la stessa dimensione e eh, l'ultimo elemento, il, eh, il button, si trova eh, a occupare due celle contigue eh, di una riga. Eh, come vengono disposti eh, gli elementi all'interno di un grid bag eh, layout viene specificato tramite eh, elementi. Eh, di eh, una classe che si chiama grid constraint che ha eh, dei mh, attributi che permettono di specificare la cella in termini di coordinate x e y, eh, lo spazio, ovvero quante celle in orizzontale e in verticale vengono occupate, eh, il peso della riga o della colonna, che quindi può cambiare eh, eh, in, in funzione di, di quali righe e quali colonne vengono utilizzate, l'anchor, quindi all'interno della la cella dove viene posizionato il, ehm, il nostro elemento, eh, se ehm, l'elemento deve essere espanso per occupare l'intera cella oppure no, eh, gli spazi interni e il padding verticale e orizzontale. Eh, tornando al pattern Mode View Controller, eh, sostanzialmente i componenti che noi utilizziamo permettono di andare a costruire la view, il layout permette di andare a disporre gli elementi, ovviamente resta da capire come andare a gestire quello che è il controller, ovvero come andare a gestire eh, quelli che sono gli eh, eventi eh, che vengono originati dall'interazione dell'utente con la nostra eh, interfaccia. Dobbiamo cioè capire come funziona quello che in Java viene chiamato l'event delegation model. Allora, in generale ehm, gli eventi vengono classificati in base a dei tipi, quindi abbiamo degli eventi legati al mouse, degli eventi legati alla tastiera, degli eventi legati ad azioni più di alto livello, ad esempio la selezione di un ehm, elemento da eh, un menu, il clic su un pulsante, che sì, sono legati ovviamente a azioni del mouse, ma di solito è più semplice gestire come eventi più di alto livello. Gli eventi quindi vengono generati da un'interazione dell'utente con un elemento eh, che abbiamo inserito all'interno dell'interfaccia grafica e vengono generati e vengono eh, delegati, la loro gestione viene delegata a quelli che si chiamano degli handler o eh, nella terminologia più specifica Java dei listener. Quindi quando viene eh, rilevato un evento dell'interfaccia... Ehm, grafica, un thread particolare dedicato alla gestione dell'interfaccia grafica cosa fa? Crea un eh, oggetto evento che descrive che cosa è avvenuta e manda un messaggio, quindi chiama un metodo opportuno a tutti quelli eh, che sono i listener registrati per gestire quel tipo di evento su quel dato eh, componente. I listener sostanzialmente implementano un'interfaccia che permette di fare eh, un Operazione di eh, callback. In pratica, eh, inizialmente, eh, dato un elemento grafico, eh, verrà fatta un'operazione di Add Listener, ad esempio Add Action Listener per registrare il click su un pulsante, eh, a cui verrà legato un oggetto di tipo listener che implementerà un'interfaccia opportuna e definirà un metodo eh, adatto. Quando a un certo punto avviene un evento, ad esempio il click sul pulsante all'interno dell'oggetto button che riceve questo click, verrà creato dal thread di gestione dell'interfaccia utente un oggetto che descrive l'evento e verrà chiamato il metodo opportuno action perform in questo caso su quello che è il listener. In Java eh, ci sono diversi tipi di eventi, abbiamo gli eventi tipo action, che sono eventi semanticamente eh, complessi e più di alto livello, abbiamo degli eventi di adjustment, ad esempio il, il movimento su una scroll bar, degli eventi di focus quando io cambio il focus eh, su un diverso elemento, degli eventi di tipo item quando vado a selezionare o deselezionare elementi, ad esempio di radio button o checkbox o anche delle liste. Ho i key event quando effettivamente interagisco con la tastiera, ho dei mouse event quindi quando eh, faccio il clic o i movimenti, eh, oppure ho i mouse motion quindi quando faccio eh, lo spostamento di un mouse molto semplicemente e infine ho quelli che si chiamano i window event che permettono di andare a gestire eh, gli eventi che riguardano una finestra, ad esempio il ridimensionamento oppure i clic su dei pulsanti di minimizzazione, chiusura ehm, o eh, riduzione icona. Di conseguenza per ognuno di questi eventi avrò un'interfaccia eh, deputata a ricevere questo tipo di eh, segnalazioni. Per cui ad esempio esiste un'interfaccia ActionListener che definisce un metodo ActionPerformed che riceverà un evento di questo tipo. Eh, ho un FocusListener eh, che è un'interfaccia che definisce due metodi, eh, FocusGained e FocusLost. Quindi eh, oltre ad avere la specifica classe di un evento posso avere anche diversi metodi che permettono di andare a distinguere più nel dettaglio il tipo di evento quindi un focus event può essere un focus gain o un focus lost e questi due tipi di eventi vengono distinti tramite chiamate a due metodi diversi um, un item listener avrà un metodo che si chiama item state changed a cui passo un item event e, e andrà a descrivere che cos'è cambiato rispetto allo stato di un certo item, ad esempio di una lista o eh, di un checkbox? Poi ho eh, un mouse listener che è in grado di gestire eh, eventi di tipo mouse event che possono essere clicked, mouse enter, mouse exit, eh, rispetto all'area di un eh, componente grafico, mouse pressed e mouse released con il click e il rilascio di un tasto del mouse. E poi ho il mouse listener quando io faccio un drag di un elemento oppure semplicemente quando muovo il mouse eh, su un'area. Ho poi eh, i key listener che permettono di gestire eh, dei key event, in particolare key pressed, key released e key typed. La differenza è che press quando io premo un tasto, release quando lo rilascio e key typed è un evento un po' più generale che permette di andare a gestire eh, la combinazione delle due. E, eh, e poi abbiamo i window eh, listener, eh, che gestisce i window event e permette di andare a distinguere tra window activated, window closed, window closing. Quindi eh, ho chiuso la finestra oppure sto per chiudere la finestra, window deactivated, window DeIconified, eh, window iconified e window opened. E quindi posso eh, gestire dei listener eh, definendo dei metodi che eh, gestiscono tutti questi eh, tipi di eventi. Come faccio a testare delle interfacce grafiche e questa è un'operazione abbastanza complicata. In generale posso utilizzare due approcci diversi, un approccio dall'esterno e un approccio dall'interno. L'approccio dall'esterno prevede di andare a eh, gestire eh, gli eventi direttamente dal sistema operativo, eh, andando a generare i click o qualunque cosa il sistema operativo gestisca, riceva e poi rigiri al nostro, alla nostra applicazione. Ovviamente questo è un approccio realistico ma eh, è estremamente complesso ed eventualmente dipende dal sistema perché non è detto che le operazioni di click o qualunque altra operazione sia identica da un sistema operativo all'altro. Ovviamente ci sono dei tool eh, specifici che sono in grado di fare quelle operazioni che si chiamano di capture e replay ovvero catturano tutti gli eventi che io eh, svolgo con un una finestra o un'applicazione e sono in grado di eseguirli successivamente in modo da verificare se l'output è esattamente lo stesso. Ovviamente per utilizzare un tool di capture e replay io devo avere già un'applicazione che funziona sulla quale posso andare a fare queste operazioni. Il test all'interno ovviamente è un po' più semplificato perché non simula tutto alla gestione degli eventi che passa dal sistema operativo, ma semplicemente si riduce a fare un'invocazione di metodi sui componenti che simulano quello che è l'effetto di un evento. Per cui ad esempio esiste un metodo do-click eh, su un pulsante che permette di fare il click. Ovviamente questo è molto più semplice, è indipendente dal sistema, ma non è eh, completamente realistico e non eh, porta a gestire tutta l'interazione, perché ovviamente. Quando io faccio un do-click semplicemente andrò a chiamare il metodo action performed dei listener registrati su questo pulsante ma non avrò tutta la serie di eventi che potenzialmente portano la posizione del mouse eh, sul pulsante sul, sul, sul button, eh, la pressione del pulsante e il rilascio del pulsante del mouse. Quindi tutto questo ovviamente non ci sarà, quindi se ci sono delle operazioni che vengono svolte in corrispondenza di questi eventi, queste non verranno minimamente eh, esercitate. Inoltre, per poter fare un test all'interno, devo avere eh, una classe che sia testabile, ovvero devo avere i componenti della mia ehm, view principalmente, ma anche del controller, che siano direttamente accessibili, quindi siano pubblici, pubblici e siano visibili eh, da quelle che sono le classi di test. Per cui eh, immaginiamo di andare a ehm, gestire una applicazione molto molto semplice e eh, cerchiamo di capire come questa potrà essere eh, testata eh, utilizzando quelle che sono eh, le interfacce eh, che abbiamo a disposizione. Allora, iniziamo da quello che è il modello. Eh, immaginiamo di avere una classe counter che ha un attributo value, due metodi increment e decrement che permettono di modificarlo e un metodo getValue che permette di leggere il valore. Quando io vado a definire una eh, classe che rappresenta la view, andrò a estendere jFrame e andrò a mettere eh, una serie di eh, elementi, quindi avrò un, un pulsante più, eh, una label value, un pulsante meno e poi avrò un riferimento a quello che è l'oggetto eh, counter, ovvero quello che è il modello, in modo da poter andare a chiamare il metodo getValue per leggere il valore e eh, mostrarlo all'interno dell'etichetta utilizzando eh, il metodo che si chiama update. Ovviamente se io seguo eh, l'approccio standard tutti questi elementi dovranno essere privati, eh, ma eh, questo rende l'applicazione non testabile perché eh, nessun metodo di test potrà andare a chiamare il metodo do click eh, sul eh, pulsante eh, plus. Per cui devo andare a rendere questi componenti pubblici. Ecco, in questo modo la mia classe risulta essere testabile perché i metodi di test potranno accedere a questi oggetti e andare a fare le operazioni apposite. Per quanto riguarda l'interfaccia possiamo utilizzare una struttura di questo tipo che si basa su un border layout in cui vado a mettere il pulsante più nella zona nord, il pulsante meno nella zona sud e una j-label con l'etichetta nella zona centrale. Per quanto riguarda la gestione della visualizzazione, sostanzialmente avrò un metodo update che va a prendere quanto, messo, quanto presente nel, nel modello, quindi model.getValue, lo convertirà eh, in stringa e andrà a metterlo eh, come testo eh, dell'oggetto eh, jLabelValue. Eh, eh, ovviamente la prima volta che andrò a eh, creare il mio oggetto, chiamerò il metodo update in modo che venga riportato il valore iniziale. Per quanto riguarda il controller, eh, il controller sostanzialmente... Eh, lo possiamo fare in questo modo, avrà due riferimenti, il eh, model e la view, eh, e poi avrà un metodo action performed in quanto il controller implementa l'interfaccia action listener, quindi gestirà eh, le segnalazioni di tipo eh, action, quindi di clic sui pulsanti, andrà a distinguere eh, il pulsante più. Eh, e andrà a chiamare increment e, e altrimenti andrà a chiamare il metodo decrement e in ogni caso dopo aver fatto l'incremento o il decremento chiamerà il metodo update sulla view eh, che scatenerà ovviamente l'aggiornamento del ehm, contenuto eh, della nostra eh, immagine, quindi l'immagine che rappresenta il valore del modello eh, all'interno della view. Il test può essere scritto in questo modo quindi. Eh, abbiamo sostanzialmente ehm, il metodo di test che crea model view e controller ehm, e poi eh, va a fare un asset equals che view.value.getText, cioè il, la label eh, value che si trova dentro la view, eh, abbia come valore iniziale 0. Poi faccio 3 ehm, clic sul pulsante plus e mi aspetto che... Il testo che si trova dentro eh, la J-Label value del, della view sia a questo punto 3. Poi faccio un click sul pulsante meno e mi aspetto che a questo punto il valore sia sceso a 2. Quindi vedete che i metodi doClick eh, per simulare il click sul pulsante, GetText per andare a leggere il testo, ma eventualmente anche SetText per andare a scrivere del testo, possono essere utilizzati per fare un test abbastanza semplice dall'interno della nostra applicazione.